Buongiorno. Allora, due parole sui sorteggi delle coppe. Cominciamo dalla Champions League e da chi vedo io favorito. Allora, innanzitutto, ovviamente la buona notizia è che se l'Inter batte il Benfica, noi torniamo sicuramente con una squadra in finale. Io personalmente, anche voi ho visto nel sondaggio che ho lasciato, avrei preferito che le squadre italiane non si incontrassero tra di loro, perché nutrivo comunque speranze. Ovviamente c'era la possibilità molto concreta che capitassero con una delle tre squadre nettamente favorite che sono Manchester City, secondo me Bayern di Monaco e Real Madrid. Però diciamo c'era anche la possibilità di averne tre magari in semifinale. Però comunque certamente questo si può considerare un buon sorteggio. Partiamo proprio dal derby italiano, cioè da Napoli-Milan. Allora, per come sta giocando il Napoli, diciamo che forse la distanza tra le due rispetto a quanto dato come percentuali, cioè 55 e 45, dovrebbe essere più ampia. Però il Milan è a casa sua in Champions League. C'è il DNA di un'azienda, il DNA di una squadra che conta. Il DNA del Milan è un DNA europeo dai tempi di Sacchi, fondamentalmente. Ed è una squadra che è abituata a giocare a questi livelli nella sua storia. Ora, ovviamente è diverso avere una storia alle spalle e avere dei giocatori che hanno già giocato le competizioni a questo livello, questo è abbastanza evidente e c'è una certa discrepanza in questo, cioè l'attuale Milan non è esperto come il Milan storico di giocare in Europa, però ci sono in società, nome su tutti naturalmente, quello di Maldini, delle persone esperte che sapranno indirizzare emotivamente le giornate che precedono questo incontro, che sapranno dare dei consigli, che sapranno creare anche un giusto clima. E per questo, secondo me, il Milan accorcia un po' la distanza rispetto a quella tecnica che si è vista in campo in questa stagione con il Napoli. Il Napoli, a mio parere, attualmente va inserito nel novero delle squadre che ho detto prima, cioè le quattro squadre favorite erano quelle tre più il Napoli. Ma non lo dico io, perché io sto vedendo un po', così anche per documentarmi, le trasmissioni sulla Champions in giro per il mondo, non solo per l'Europa, e tutte le trasmissioni danno come favorito a Napoli, non solo. Per esempio CBS Sports, che è la televisione che trasmette negli Stati Uniti la Champions League, che ha dei talent molto importanti come Titi Henry, Carragher, dice abbastanza chiaramente che quella del Napoli potrebbe essere una delle storie più clamorose della Champions League recente. Proprio perché il gioco del Napoli, i numeri del Napoli, i gol segnati nel Napoli hanno non solo sorpreso, esaltato tutti in giro per il mondo. Guardate che è un grande patrimonio in questo momento, il gioco del Napoli, perché da tutti è riconosciuto come forse il gioco più divertente in questo momento, insieme a quello del City, del Benfica, in Europa. E questo per noi conta molto anche per Spalletti, che ha fatto un lavoro veramente con la società straordinario, lo diciamo dall'inizio della stagione, questo Napoli gioca in una maniera veramente, veramente fantastica. Poi sapete, Champions League contano tante cose, cioè c'è ancora un mese quasi per arrivare alle partite e conta come arrivi in quel mese, quale sarà la posizione in classifica, quindi se Napoli sarà ancora più vicino a vincere il campionato come è probabile e quindi alla festa, conta se arrivi con tutti i giocatori importanti a disposizione, questa è un'altra cosa importantissima. Saranno secondo me due bellissime partite, quelle tra Napoli e Milan, che ci inorgoglieranno perché faremo vedere a livello europeo che forse anche per un piccolo miracolo il campionato italiano è ritornato a dire la sua anche a livello continentale. Il Milan è indubbiamente un filo indietro a Napoli adesso, cioè questo mi sembra che lo sappiano anche i tifosi, i dirigenti e i giocatori stessi del Milan. Però ha dei giocatori, il Milan, che in Europa possono dire la loro. Sapete, in Europa conta moltissimo un giocatore che strappa alla Kvaratskhelia e quindi ovviamente poi quello che farà il Milan sarà molto legato anche alla condizione atletica di Leao, per esempio, che secondo me è il giocatore che può e deve fare la differenza nel Milan. Questo è abbastanza evidente. E che in questa stagione obiettivamente la differenza fino adesso l'ha fatta poco. E
è più il layout di 2 anni fa che il layout dell'anno scorso, tanto per intenderci. Però adesso arriva il momento decisivo e quindi è qui che deve fare passi in avanti lui. Deve fare passi in avanti per dimostrare che può fare la differenza a tutti i livelli e soprattutto per dimostrare che può avere una grande continuità. Quindi è una bella partita, con il Napoli secondo me favorito, ma il Milan per l'esperienza riduce un po' il distacco. Poi parliamo dell'altra italiana. Sarete rimasti un po' soddisfatti, perché un po' soddisfatti, magari alcuni, ma alcuni un po' sorpresi dal fatto che anche Inter Benfica, io do 55-45 per l'Inter, lo do favorito. Ora, io so che la partita con il Porto magari non ha tanto soddisfatto, perché l'Inter ha giocato una partita molto difensiva. Però, ragazzi, le squadre italiane hanno passato questo turno senza incassare gol praticamente. Non è che non vale, eh? Ho cercato sul regolamento e ho trovato due cose. La prima cosa è che se non ti segnano è più facile che tu vinca. E soprattutto io ho sentito dire il Porto strameritava rispetto all'Inter tra andata e ritorno. Sì, però ragazzi, anche lì leggendo il regolamento, se c'è scritto se non fai gol non puoi vincere. E Porto non ha fatto gol. Ha avuto l'occasione all'andata, ha avuto quel minuto finale che rimane nella memoria al ritorno, però io devo dire la verità, quando sono stato lì non ho avuto la sensazione che il Porto stesse lì per vincere prima degli ultimi 5 minuti. Anzi, ogni tanto nel corso della partita ho avuto la sensazione che comunque l'Inter, difendendosi, che non è un peccato mortale, controllava abbastanza la partita. Non ci sono state grandissime occasioni prima di quei minuti finali. Un paio di parate di Onana, sì, ma non impossibili come l'ultima, tanto per intenderci. Il Benfica è forse, con il Napoli, la squadra più divertente, insieme ovviamente al City, la squadra più divertente che abbiamo visto giocare in questa Champions League, no? La più spettacolare, piace a tutti, piace anche a me moltissimo. Peraltro adesso l'abbiamo scoperto, perché quando ha battuto la Juventus si diceva che il flop della Juventus era dovuto al fatto che aveva perso una squadra come il Benfica. Invece il Benfica ha dimostrato in campionato, lo sta vincendo il campionato portoghese e poi anche in Coppa, di essere una squadra che dà fastidio o addirittura in alcuni casi domina con tutti. Gioco bellissimo, però anche qui è una squadra nel complesso abbastanza giovane. Non ci sarà nella partita d'andata un difensore importante, che sarà credo sostituito da un forte ragazzo che però ha i suoi 20 anni e quindi 19. E quindi l'esperienza a questi livelli conta tantissimo. Allora, in Champions, ragazzi, dai quarti di finale in avanti, secondo me è un altro sport e lo dimostra un po' la storia. Nel senso che l'esperienza spesso ti porta a vincere delle partite che sembravano perse e al contrario ti porta a perdere delle partite che sembravano vinte. Questo poi a maggior ragione conta in semifinale. Il Benfica mi ricorda moltissimo l'Ajax che eliminò la Juventus di Cristiano Ronaldo dopo la grande rimonta contro l'Atletico di Madrid. C'è una squadra fresca, giovane, con tanti giocatori che poi hanno trovato fortuna in altri campionati e che era in grado di mettere in difficoltà tutti. Però ricordatevi che l'Ajax è anche la squadra che poi in semifinale aveva praticamente vinto e finì con quasi suicidarsi e uscire a favore del Tottenham. Quindi per le mie percentuali ha avuto valore il peso dell'esperienza di alcuni giocatori. Ci sono giocatori nell'Inter che hanno grande esperienza, dico uno su tutti, e cioè Edin Dzeko, che è stato secondo me fondamentale nella partita di Leoporto, perché aiutava tantissimo la difesa e come dicono i grandi amici del club, la difesa parte anche dagli attaccanti, cioè gli attaccanti devono partecipare a questo tipo di gioco quando ti difendi in quel modo. Secondo me quindi l'Inter ha buone possibilità, anche perché non bisogna sottovalutare che Simone Inzaghi comunque nelle coppe ha sempre fatto, diciamo, praticamente il massimo con la squadra che aveva a disposizione. È un gioco, se vogliamo, a tratti anche speculativo, perché no, che però nelle coppe, nella partita di andata e ritorno e poi nella partita secca,
dà i suoi frutti. Ecco, magari fosse a partita secca l'Inter sarebbe ancora più favorito, secondo me. Su andata e ritorno bisogna andare a Lisbona all'andata e lì bisogna giocare una partita intelligente. Non puoi giocare la stessa partita di Oporto perché è l'andata, e quindi non puoi rischiare il crollo per poi non poterti più giocare, diciamo, con possibilità la partita di ritorno in casa. Ci sono tanti elementi però che mi fanno pensare che potrebbe esserci una semifinale italiana, che sarebbe un sogno e sarebbe anche una partita carica di aspettative qui in Italia, anche un po' di tensioni. E quindi, forse a sorpresa, però queste sono le mie prime due, Napoli non tanto a sorpresa, l'Inter un po' di più, sono le mie prime due favorite. Poi c'è la partita, direi, più affascinante, che è quella tra Manchester City e Bayern di Monaco, con Guardiola che ritrova un suo passato abbastanza recente e molto importante, perché è vero che, diciamo, Guardiola a livello europeo non ha fatto quello che i dirigenti del Bayern si attendevano da lui, però è anche vero che dove va Guardiola cambia il gioco, e anche in Bundesliga Guardiola ha cambiato un po' il gioco, obiettivamente, perché poi da lì in avanti il Bayern di Monaco non è più tornato indietro come tipo di atteggiamento. Il Bayern ha sempre giocato offensivo, però era una squadra un po' tradizionale in alcuni momenti. Guardiola l'ha cambiata, su questo non c'è dubbio, come fa lui sempre, perché Guardiola è uno dei pochi allenatori che ha cambiato la storia del calcio. Questo è evidente, direi che è sotto gli occhi di tutti, no? Ha proprio modificato la maniera di giocare. Il Manchester City è favorito per una ragione. E la ragione è che Guardiola, da uomo intelligentissimo qual è, oltre che da grande allenatore, ha capito che se lui produceva 10 di XG, cioè di occasioni da gol, e ne segnava 6, quello era il limite che la sua squadra aveva. E che ha fatto? Ha preso uno che, se hai 5 occasioni da gol, ne segna 7, cioè Haaland. Poi vi dicono, ma i 5 gol erano brutti, ma 2 l'ha rubati perché poteva essere gol di un compagno. Io ho sempre in testa la regola che mi disse il grande Paolo Rossi. Paolo Rossi mi diceva sempre, ma Fabio, a me hanno detto spesso che io rubavo i gol, che ero un opportunista, ma io giocavo tanto sull'avversario, sull'intuito. Cioè, secondo me un attaccante deve essere questo, cioè un attaccante deve essere un rapace. Il rapace ha gli occhi puntati in avanti, mentre invece la preda ha gli occhi sui lati della testa, perché deve guardare a 360 gradi. Il rapace punta l'obiettivo. Ecco, attaccanti come Paolo Rossi, come Inzaghi, come il grande Schillaci, puntano l'obiettivo. Devono arrivare a gol, puntano l'obiettivo, in area di rigore si muovono di conseguenza. Paolo Rossi mi diceva spesso che lui studiava le caratteristiche degli avversari e giocava anche su quelli che potevano essere i loro errori. Giocava su dove sarebbe andato il pallone, cioè cercava di capire prima. Non era un caso che lui arrivasse lì, non è un caso che Pippo Inzaghi arrivasse per primo lì, non è un caso che Haaland sotto porta riesce sempre a fare gol. Anzi, è una delle caratteristiche più vincenti degli attaccanti. Essere al posto giusto, al momento giusto, e poi avere la freddezza per non sbagliare. Ecco, con Haaland, secondo me, il Manchester City ha fatto un salto di qualità veramente importante ancora in avanti. Dal punto di vista del gioco non ne aveva bisogno, dal punto di vista realizzativo probabilmente sì, e io credo che il Manchester sia comunque la grande favorita per questa Champions League, proprio perché ha messo insieme il gioco di prima con un grande realizzatore che prima magari non aveva una grande punta, ha giocato anche senza punte ogni tanto Guardiola nel corso della sua carriera. Adesso ha trovato Haaland e ha sottolineato: sono contento che abbia toccato 30 palloni per fare 5 gol, perché a me non piaceva tanto quando ne toccava 7 per farne 4, perché deve partecipare di più al nostro gioco. Partecipare più al gioco significa essere più dentro la partita, ma poi significa anche venire incontro a smarcarsi di più, cercare magari di essere utile allo sviluppo di gioco della squadra. Però quello che rimane fondamentale alla fine è che Haaland la butti dentro, e Haaland la butta dentro. Quindi Manchester City favorito sul Bayern di Monaco, soprattutto perché il Bayern di Monaco, che è fortissimo secondo me, molto solido, ha dimostrato però anche in Bundesliga che ogni tanto in difesa prende delle imbarcate.
Io ho visto le ultime, ho seguito le ultime partite del Bayern, è sempre stato, quando ha vinto, abbastanza in controllo, però ha lasciato anche tanto dietro, malgrado abbia preso Sommer adesso, che è un portiere che gli dà delle garanzie. Però diciamo che la difesa del Bayern, con Haaland, che tra l'altro spesso gli ha fatto male quando era al Borussia Dortmund, può incontrare delle difficoltà, e per questo secondo me è favorita. E poi c'è l'ultima mia favorita, che è Real Madrid. Anche qui con il Chelsea potrebbe essere una partita equilibrata, meno secondo me delle altre, meno equilibrata, perché il Chelsea di Potter ha ritrovato il passo, ci ha messo un po' Potter per trovare il passo, per la verità. Ma mi sembra un equilibrio fragile quello del Chelsea, cioè mi sembra un equilibrio molto legato alla condizione atletica, non lo so. Sicuramente è diventata più squadra, ma il processo di avvicinamento alla creazione veramente del gruppo, secondo me, è ancora un po' in ritardo. Io non vedo, diciamo, un team building, una costruzione di squadra già completata. E quindi per questo il Real Madrid, che insomma, abbiamo visto con Liverpool cosa fa in Champions League, è nettamente favorito. È, diciamo, favorito, non nettamente favorito, perché anche il Real Madrid quest'anno ha avuto delle battute d'arresto. Però io ho scritto nel mio ultimo libro perché poi Carlo Ancelotti riesce a vincere le partite anche all'ultimo minuto in Champions, perché lui è un abituato a gestire l'ansia come io non ho mai visto nessun altro. C'è un episodio che racconto: dovevamo andare insieme in Champions League a fare la partita a Milan-Bologna, lui mi viene a prendere, siamo in ritardo, io sono terrorizzato, lui mi dice: stai tranquillo, non ti preoccupare, siamo in tangenziale e mancano 40 minuti all'inizio del nostro collegamento, io sono terrorizzato, lui: stai tranquillo che arriviamo, siamo a 20 minuti dall'inizio e siamo ancora nel traffico poco fuori dallo stadio, io esco dalla macchina come un pazzo, corro, arrivo finalmente lì con un po' di anticipo, mi preparo con la giacca, mi metto l'auricolare e dico: lo vedi che Carlo, tranquillo, non è arrivato, a un minuto e mezzo dall'inizio lui mi bussa e mi dice: Pirla, se venivi con me prendevi il caffè anche con il presidente del Barcellona. E quando io poi gli ho chiesto: ma non sei mai stato intenzione te, per esempio, quando hai vinto la decima Champions League a un minuto e venti dalla fine, quando dovevi pareggiare e c'era il calcio d'angolo? Lui mi diceva: ma mancava molto più di un minuto, mi ha sempre detto, si possono fare tantissime cose con un minuto e venti a disposizione. Ecco, questa tranquillità è quella che lui trasferisce alla squadra, e non è un caso che poi la squadra si giochi le partite fino all'ultimo secondo, come è successo l'anno scorso. Questa tranquillità, unita anche qui all'esperienza che vi ho detto conta molto ai quarti, secondo me dà ancora favorito il Real Madrid. E certo che avere dalla stessa parte Real Madrid, Manchester City e Bayern di Monaco offre alle squadre italiane un'occasione praticamente unica, quasi in attesa di poter riuscire ad arrivare fino in fondo in Champions League, il che la finale, e magari anche vincere con un'italiana, regalerebbe secondo me nuovo lustro al nostro calcio, gli darebbe più potenzialità anche dal punto di vista economico in Europa, insomma sarebbe veramente molto importante. E poi passiamo alla Juventus e alla Roma in Europa League. Allora, la Roma gioca contro il Feyenoord, che ha già battuto l'anno scorso in finale di Conference. Prima di tutto, vedete, prima la finale Conference, poi i quarti d'Europa League, questo dimostra che comunque vincere in Europa, sta passando un aereo, vincere in Europa è un processo che ti aiuta a migliorare in Europa. Non è un caso che le squadre spesso che hanno fatto bene hanno vinto l'Europa League, poi l'anno dopo hanno fatto bene anche in Champions League, perché ti dà sicurezza a livello internazionale, soprattutto se mantieni lo stesso gruppo, perché ti dà grande esperienza nella gestione delle emozioni a livello internazionale. Il Feyenoord, secondo me, di quest'anno è più forte rispetto a quello dell'anno scorso, più consapevole, sta andando meglio in campionato, primo, e quindi la partita è molto difficile per la Roma. Anche la Roma ha giocato una partita molto difensiva nel suo ritorno di Europa League, però partiva dal 2-0. Perché devo regalare il contropiede agli avversari? Perché gli devo lasciare gli spazi? Lo so, è una mentalità che a molti non piace. Però ragazzi, bisogna portare anche a casa il risultato, eh? Anche quello è importante. E Mourinho lo fa con le sue armi.
Io credo che questa Roma non sarà mai altamente spettacolare, anche se un po' migliorata rispetto a quella di prima. Ha deciso di giocare in questo modo e in effetti è riuscita a qualificarsi ed è importante ripresentarsi dopo la vittoria di una Coppa che possiamo definire rispetto all'Europa League, è per definizione così minore, è importante ripresentarsi comunque ad alti livelli la stagione successiva, cioè fa parte di un processo di crescita importante a livello internazionale. E la Roma secondo me è anche la Roma leggermente favorita, anzi favorita direi rispetto al Feyenoord, con il massimo rispetto per il Feyenoord, ed è favorita secondo me anche la Juventus con lo Sporting. Non mi è piaciuto il secondo tempo della Juventus, non è piaciuto neanche ad Allegri. È una squadra che ancora non riesce a tenere il filo della tensione ben tirato per tutta la gara. E questo è quello che manca alla Juve di quest'anno e ne è perfettamente consapevole Allegri, che continua a richiamare questa cosa e continua a parlarne con i giocatori. Perché? Perché sono alti e bassi emotivi che non so bene da cosa dipendano. Credo che sia probabilmente anche causa del fatto che a centrocampo non c'è uno che prende proprio in mano la partita nel vero senso della parola. Da questo punto di vista mi sembra che se Locatelli riesce a recuperare appena la sua condizione sia l'unico uomo che può dettare i tempi giusti. E poi se la Juve ritrova i gol di Vlahovic e soprattutto Chiesa, allora le cose possono diventare veramente importanti, perché Chiesa è l'uomo che strappa le partite. Credo che tutti noi abbiamo un po' sottovalutato l'assenza di Chiesa, dimenticando che era l'uomo che di fatto ci ha trascinato per buona parte dell'Europeo, con gol fondamentali. È uno che salta l'uomo, crossa, fa assist, ma fa anche gol in area di rigore. E quindi io credo che con un Chiesa al meglio la Juventus sia molto, molto, molto più forte che senza, proprio senza ombra di dubbio, e anche in maniera più decisa rispetto a quella che probabilmente tutti noi abbiamo pensato. E poi la Fiorentina. Io lo dico qua, secondo me la Fiorentina è la favorita per la Coppa proprio. Partita non facile, dite quello che volete, però è la favorita per la Coppa. Perché Italiano mi ha dimostrato di essere un allenatore di spessore. La squadra ha sempre giocato bene, però non riusciva a concretizzare. Secondo me un po' per tranquillità e un po' forse anche per come costruiva. Italiano ha cambiato qualcosa, ha aggiustato qualcosa nel corso dell'anno, e dimostrando di essere un uomo molto intelligente. Io credo che gli uomini intelligenti siano quelli che si mettono lì a studiare dove si può migliorare e in base alle proprie capacità, al proprio talento, cercano di fare ogni mattina un passo in avanti. Ecco, mi sembra che Italiano abbia dimostrato questo. Ogni mattina ha voluto fare, lui prima di tutti e poi la squadra, un passo in avanti. Questa è una cosa che non tutti hanno e che invece fa la vera differenza tra quelli che poi riescono e hanno successo e quelli che invece si fermano nelle proprie convinzioni. Quindi grande complimenti all'Italiano, in bocca al lupo a tutte le squadre e speriamo di avere tre finali con tre squadre italiane almeno. Sarebbe bellissimo, bellissimo.